Buongiorno, benvenuti al TG 2000, edizione delle ore 12. Vediamo subito i titoli. Il governo, dopo aver ottenuto la fiducia al Senato, oggi affronta la Camera dei Deputati. Entro stasera dovrebbe arrivare l'esito del voto. Il Premier Conte parlerà nel primo pomeriggio. Qualcuno pensa che nella Chiesa ci sono dei padroni e poi gli operai, ma la Chiesa siamo tutti, è uno dei passaggi della catechesi di Francesco questa mattina durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Aumenta il numero delle vittime del vulcano del fuego in Guatemala, ieri un'altra devastante esplosione. In apertura andiamo in piazza San Pietro per l'udienza generale del mercoledì. Francesco nella catechesi prosegue la riflessione sul sacramento della confermazione, ma andiamo da Paolo Fucilli che ha seguito per noi l'incontro del Papa con i pellegrini venuti da tutto il mondo. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te Leonardo, ai nostri telespettatori, pellegrini che erano per la precisione 11.000, dice la prefettura della Casa Pontificia, per la 230esima udienza generale del Pontificato in una giornata molto calda. Papa Francesco ha lasciato da poco Piazza San Pietro, ha tenuto una catechesi, dicevi, la terza del ciclo nuovo appena inaugurato sul sacramento della confermazione, per parlare dei doni dello Spirito Santo nei cresimati. Chi riceve in dono nella cresima lo Spirito Santo diventa un dono a sua volta per tutta la Chiesa. Mai ingabbiare lo Spirito Santo, chiede Francesco, che ci decentra dal nostro io e ci apre al noi della Chiesa e del bene della società. La missione della Chiesa, ha ripetuto Francesco, ha sottolineato, procede grazie all'apporto di tutti. E qui andiamo ad ascoltare dalla sua viva voce alcune parole improvvisate a braccio. Qualcuno pensa che la Chiesa ci sono dei padroni, i vescovi, il Papa, i vescovi, i preti e poi gli operai che sono gli altri. No, la Chiesa siamo tutti, tutti. E tutti abbiamo la responsabilità di santificarci l'un altro, di avere cura degli altri. La Chiesa siamo il noi, tutti. Ognuno ha il suo lavoro nella Chiesa, ma Chiesa tutti. Nella Chiesa latina il sacramento della cresima è conferito dal vescovo. Questo fatto evidenzia l'effetto di unire più strettamente il cresimato alla Chiesa e alla sua missione, ha spiegato ancora Papa Francesco. Poi il vescovo, dopo l'unzione, dice al cresimato: la pace sia con te. Ricevere la pace del vescovo impegna il cresimato, dice Francesco, a tessere la comunione dentro e fuori la Chiesa, a migliorare la concordia in parrocchia, cooperare con chi è diverso da noi. La comunità cristiana, ha detto il Papa, si edifica mediante ricchezze differenti e complementari. Poi, a proposito dei rapporti dentro la comunità cristiana, è tornato su un tema a lui molto caro. Andiamo di nuovo ad ascoltare le sue parole, poi lì nello studio. Ma pensiamo, ognuno pensi alla propria comunità parrocchiale, per esempio. C'è la cerimonia della cresima e poi ci diamo la pace. Il vescovo la dà al cresimato e poi nella messa la diamo tutti noi fra noi. Questo significa armonia, significa carità fra noi, significa pace. Ma poi cosa succede? Usciamo e incominciamo a sparlare degli altri, a spellare gli altri. Incominciano le chiacchiere. E le chiacchiere sono guerre. Questo non va. Se noi abbiamo ricevuto il segno della pace con la forza dello Spirito Santo, dobbiamo essere uomini e donne di pace e no andare con la lingua lì distruggendo la pace che ha fatto lo Spirito. Povero Spirito Santo, il lavoro che ha con noi con questa abitudine del chiacchiericcio. Pensate bene, il chiacchiericcio non è un'opera dello Spirito Santo, non è un'opera dell'unità della Chiesa. Il chiacchiericcio distrugge quello che fa Dio. Ma per favore, smettiamola di chiacchierare. D'accordo o no? Sì o no? Ecco.
Dopo aver ottenuto ieri sera la fiducia al Senato con un'ampia maggioranza, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte questa mattina è alla Camera dei Deputati. La discussione generale si concluderà all'ora di pranzo. Nel tardo pomeriggio, concluse le dichiarazioni di voto dei gruppi, avrà inizio il voto di fiducia con chiamata nominale. Ma vediamo il servizio di Augusto Cantelmi. Ieri al Senato, oggi alla Camera, questa sera con il secondo voto di fiducia il governo Conte può iniziare il suo cammino a Palazzo Madama. I voti per la maggioranza sono stati 171, 4 in più di quelli di Lega e 5 Stelle. Molto ampia la pattuglia degli astenuti che si pongono in una posizione di attesa come Fratelli d'Italia. Alla Camera invece i numeri per la maggioranza sono più ampi. Il Presidente del Consiglio, comunque dopo il debutto in Parlamento, non nasconde la sua soddisfazione. È andata molto bene. È andata molto bene anche per quanto riguarda i numeri. Possiamo ritenerci soddisfatti. Il discorso di Conte è stata la riproduzione del contratto giallo-verde, ma con qualche omissione. Nel pomeriggio a Montecitorio è attesa la replica del Presidente del Consiglio, ma Partito Democratico e Forza Italia confermano una dura opposizione. Mi pare che in questo momento Conte svolga una funzione, diciamo così, ancillare rispetto alle due forze che sostengono il governo. Non ho visto un'autonomia che si è manifestata. Noi votiamo no. Questo non è il nostro governo, questo non è un governo che ha ricevuto la fiducia degli italiani, non l'hanno voluto gli italiani, il contratto non l'hanno votato gli italiani hanno votato il centrodestra e per secondo il Movimento 5 Stelle. Nel suo discorso di ieri Conte aveva riservato anche una parte allo spread, considerato come elemento di speculazione. Bene, la risposta dei mercati non si è fatta attendere, con lo spread che tocca quota 240. 45. Male anche la borsa di Milano. Tanti i temi toccati dal Premier Giuseppe Conte nel suo discorso programmatico, malgrado questo mancano alcuni cavalli di battaglia di 5 Stelle e Lega, come ad esempio l'abolizione della legge Fornero e l'aumento dell'IVA. Temi questi che toccano da vicino la vita di tutti noi. Vediamo allora il servizio di Silvio Vitelli. Il tema è un altro. Un discorso bellissimo, concreto, basato su fatti. Così Salvini definisce l'intervento del Premier Conte nel giorno della fiducia al Senato. Ma quel discorso, pur soffermandosi su molteplici aspetti, ne omette degli altri. Si nota l'assenza di pace fiscale e TAV. Ci sono il terzo settore e lo sport, ma non la cultura e la scuola. Il Sud non viene citato come capitolo a sé, ma solo in riferimento alle autonomie territoriali del Nord e del Sud. Non parla neppure di IVA, che in mancanza di un intervento specifico passerà dal 22 al 24,2%. Evitare questo aumento costa 12 miliardi e mezzo di euro. Conte parla infine di pensioni, ma non cita mai la legge Fornero. Ci pensa Salvini a colmare il vuoto. È sacro l'impegno di smontare la legge pezzo per pezzo, dichiara, ribadendo l'obiettivo del ritiro dal lavoro quando la somma di età e contributi sia almeno pari a 100, ma anche soltanto in caso di contributi versati per almeno 41 anni. Secondo il presidente dell'INPS, introdurre quota 100 può costare fino a 20 miliardi annui. Il discorso di Conte mi è sembrato un po' generico, mi aspettavo qualcosa di più concreto. È il commento di Carlo Cottarelli, abile revisore di spese, nonché quasi premier prima del ritrovato accordo tra 5 Stelle, Lega e Quirinale. Tra le righe, prosegue Cottarelli, è implicito un aumento del deficit. Per un paese come il nostro, che ha un debito già così alto, mi sembra una strategia pericolosa. In Guatemala adesso, dove continua a salire il bilancio delle vittime del vulcano del Fuego, ieri una seconda grande eruzione ha diffuso paura e morte in molti villaggi e città. Cominciano ad arrivare anche le testimonianze di salvataggi eroici. Antonio Soviero. Una bambina neonata estratta viva dalle macerie della casa dei genitori buttata giù dalla colata lavica fuoriuscita domenica dal vulcano del Fuego in Guatemala. La Polizia Civile Nazionale ha deciso di diffondere oggi su Twitter il video che dà coraggio ai sopravvissuti. Il bilancio dei morti è salito a 75, ma il numero è destinato a crescere visto che sono circa 200 i dispersi.
Ieri c'è stata una seconda eruzione, non prevista dai sismologi. Immediatamente è stato fatto scattare l'ordine di evacuare i villaggi adagiati sui fianchi della montagna di fuoco, i soccorritori e gli ospedali da campo allestiti per curare i feriti. Addirittura non si sa come si è diffusa la voce che la lava incandescente stesse arrivando nella cittadina di Escuintla, distante una trentina di chilometri dal vulcano. Il panico si è diffuso fra gli abitanti, che si sono precipitati nelle auto bloccando tutte le strade, complicando così il lavoro dei soccorritori, come si vede da queste immagini. È stato davvero brutto perché tutti camminavano dappertutto. C'erano macchine che si sono schiantate, persone cadute, eravamo tutti in preda al panico, racconta Mercy Lianez. Le autorità hanno faticato molto a riportare la calma. Le ricerche dei dispersi sono riprese, ma si procede a rilento e con estrema attenzione, perché case e strade sono sepolte sotto tonnellate di cenere e lava e nessuno a questo punto può assicurare che il vulcano non sputi nuovamente fuoco, magma e rocce incandescenti. L'amichevole tra Israele e Argentina, prevista per sabato a Gerusalemme, è stata annullata. Il premier Benjamin Netanyahu ha chiamato il presidente argentino Mauricio Macri per cercare di salvare il match, ma non c'è stato nulla da fare. Il pressing dei palestinesi sui campioni biancocelesti, in particolare su Messi e Higuaín, ha avuto la meglio a colpi di magliette intrise di vernice rosso sangue. Secondo il quotidiano argentino Clarín, i giocatori non volevano giocare in Israele a causa delle minacce da parte dei palestinesi, in particolare a Messi. Dura la reazione di Israele, che bolla le minacce come terrorismo. Parliamo adesso di italiani e salute, perché il Censis pubblica dei dati che mettono in luce che sono sempre di più quelli che si indebitano per sostenere spese sanitarie. Almeno 7 milioni di italiani. Alessandra Camarca. Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla e sborsi di denaro dalle tasche degli italiani che arriveranno a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro contro i 37,3 miliardi dello scorso anno. Lo rileva il Censis nel rapporto assicurazione salute diffuso oggi. Nel periodo 2013-2017 la spesa per curarsi privatamente è aumentata del 9,6%, molto più dei consumi complessivi. Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket, e ovviamente la spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie più deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi, ma le spese sanitarie private sono aumentate del 6,4%. Per gli operai l'intera tredicesima quindi se ne va per pagare cure sanitarie familiari, quasi 1.100 euro l'anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata incide pesantemente sulle risorse familiari. Per gli imprenditori c'è stato invece un forte incremento dei consumi e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata. Nell'ultimo anno, per pagare le spese per la salute, 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito, il 23,3% deve integrarlo attingendo a risparmi, mentre il 35,6% deve usare risparmi o fare debiti. Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi le cure. In sintesi, meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per pagare la sanità di cui hai bisogno. Tornano i tutor sulle strade italiane dopo la sentenza sulla violazione di brevetto e la conseguente chiusura del sistema che monitora le autostrade. Arriva la notizia che entro il 15 di luglio saranno riattivate tra le 25 e le 30 postazioni di controllo con un nuovo sistema realizzate dalla Polizia Stradale, come ci racconta Marco Bergamaschi. I tutor sono spenti, ma entro l'estate per le vacanze 25 e 30 tratte autostradali saranno servite dal nuovo sistema di controllo della velocità media. L'annuncio arriva dal prefetto Roberto Sgarla, responsabile della direzione centrale delle specialità della polizia. Insieme ad Autostrade per l'Italia verranno dunque individuate quelle tratte che sono interessate dall'esodo estivo. L'augurio, aggiunge Sgarla, ricordando che il tutor ha consentito di dimezzare le morti in autostrada e che la lezione che hanno imparato gli automobilisti di guidare nel rispetto dei limiti di velocità possa restare
stare. Lo scorso aprile una sentenza della Corte di Appello di Roma aveva ordinato la rimozione di tutti i tutor presenti sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia e ne aveva vietato l'ulteriore riproduzione per una questione di brevetto. I controlli in autostrada erano quindi stati sostituiti da metodi più tradizionali di rilevazione, in attesa appunto del nuovo sistema di controllo che è basato su una tecnologia diversa ma che permetterà, come i tutor, di monitorare la velocità media. Una buona notizia per il Codacons, che però chiede di accorciare i tempi e provvedere da subito a far funzionare i nuovi strumenti, perché già ora migliaia di automobilisti si spostano nei weekend e la loro sicurezza va garantita. Il giornale termina qui, adesso è il momento di Terza Pagina, che come ogni mercoledì è dedicato a religioni e luoghi sacri e oggi ci porta a visitare la grande moschea di Roma. Io vi auguro una buona visione e vi ringrazio per la vostra attenzione. Buona giornata.